Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi un tag in collaborazione con Maria Chiara De Baptistis. Lo so, facciamo un sacco di collaborazioni, ma ogni volta che parliamo ci vengono fuori sempre una marea di idee e praticamente stiamo diventando le signore dei tag, perché ci vengono in mente soprattutto una marea di tag e in questo caso ce n'è venuto in mente un altro e abbiamo assolutamente voluto proporvelo. Ieri è stato il primo giorno di estate e quindi abbiamo pensato di portare un tag appunto a tema estate. Dovete sapere che io e Maria Chiara abbiamo visioni diametralmente opposti riguardo l'estate. Io la odio con tutta me stessa, per me l'estate potrebbe durare una settimana e poi si potrebbe passare direttamente all'autunno, perché per me estate vuol dire sofferenza, apatia, depressione, vuol dire tante cose, è proprio malessere, io vivo molto male l'estate, mentre Maria Chiara la apprezza molto di più rispetto a me. E quindi ci è venuto in mente di fare una cosa abbastanza folle, ovvero di creare sì un tag, ma in due versioni differenti. La versione per chi ama l'estate e la versione per chi odia l'estate. Io oggi vi porto la mia versione, quindi la versione odio l'estate. Lei sul suo canale in questo momento ha appena portato lo stesso tag, ma nella versione io amo l'estate. Quindi se siete curiosi di vedere anche le domande per quanto riguarda io amo l'estate, vi consiglio di andare sul suo canale, o comunque se volete riproporre questo tag ma fate parte del team amo l'estate, assolutamente andate sul suo canale a vedere la versione per ottimisti. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, ogni martedì ed ogni venerdì trovate sempre un nuovo video pronto qui ad aspettarvi. Vi ricordo inoltre di iscrivervi ai social, perché come per esempio in questo caso, come vedete il video è uscito di sabato, sui social vi avviso sempre su cambi di programma, ritardi dei video e quant'altro, e vabbè, vedrete ovviamente anche altro, non solo questo. Tutti i libri che vi mostro sono linkati tramite link affiliato giù in info box. Se avete intenzione di acquistarne qualcuno di questi e lo fate attraverso i miei link, il canale ne avrà una piccolissima percentuale che però appunto ne gioverà per quanto riguarda il reperimento dei libri, materiali, strumentazione tecnica e quant'altro. Quindi se volete sostenere economicamente il canale potete farlo anche così. Ovviamente potete sostenere il canale anche in altri modi, per esempio condividendo, mettendo like e soprattutto commentando. A me piacciono tantissimo i vostri commenti, adoro leggervi e rispondervi, quindi non siate timidi, assolutamente commentate qua giù, siete sempre in tantissimi e per me è una gioia incredibile. E niente, io direi di cominciare subito. Dunque, la mia versione e quella di Maria Chiara consistono entrambe in 5 punti, 5 elementi che io odio dell'estate e che lei invece ama dell'estate. Di questi 5 elementi abbiamo fatto delle definizioni, messo delle definizioni a cui abbineremo poi un libro. Il primo elemento che io detesto da impazzire dell'estate, che mi fa veramente l'angoscia, mi fa venire proprio l'angoscia nel cuore anche solo a pensarci, sono i fantomatici 30 gradi all'ombra. Caldo, caldo, caldo. Per me il caldo dovrebbe essere abolito. Io odio il caldo, detesto il caldo, soprattutto quando supera i 20 gradi, figuriamoci 30. Per me è invivibile una situazione del genere e a questo elemento ho associato un libro soffocante. Qui io ve ne menziono in realtà due, perché mi hanno proprio dato quest'idea. Il primo è Lois la strega. L'autore non me lo ricordo, però vabbè, vi lascio la copertina. Di che cosa parla? Qui si parla in realtà di stregoneria. Abbiamo la storia di Lois, appunto, che viene tacciata di stregoneria e tutto il processo che le verrà fatto. Perché lo considero un libro soffocante? Perché per tutto il tempo del libro voi provate questa inquietudine sempre crescente, sapete cosa sta per succedere, però nonostante questo le atmosfere che si ricreano sono talmente vivide che voi veramente soffocherete dall'ansia. È proprio un libro claustrofobico, soffocante, un libro proprio che vi mette quell'angoscia talmente forte che non riuscirete quasi più a respirare, perché appunto si sta parlando comunque di un processo a una strega, ed è un libro che veramente mi ha sconvolta per la sua bellezza, ma anche appunto per la sofferenza che mi ha procurato, perché comunque di sofferenza si parla. Sono comunque eventi brutti, un periodo veramente nero per l'umanità, e questo libro veramente è un qualcosa di soffocante. Lo consiglio comunque perché è un libro veramente scritto in maniera magistrale, non so come mai non sia così famoso, nel senso, certo è famoso ma non come meriterebbe, però davvero leggetelo, potrebbe darvi quel qualcosa in più. Questo è La Chimera, però questo è un po' più slim rispetto alla Chimera ed è veramente scritto molto bene, molto ben fatto. Il secondo libro invece che vi
consiglio che ho trovato molto soffocante è stato Cielo di Pia Leino. Questo è stato un libro veramente devastante per me, perché, come ho detto un sacco di volte, la peculiarità di questo libro è che è un distopico ambientato tra pochissimi anni, nel 2058, molto vicino alla nostra realtà, tratta di problemi attuali che abbiamo tuttora e che in questa realtà distopica non sono poi così lontani da un possibile futuro nostro, e questo ciò che rende il libro così soffocante, questa atmosfera che noi vediamo, che in realtà un po' stiamo annusando adesso, l'ambiente deturpato, l'inquinamento, molte cose che ci sono all'interno di questo libro sono talmente vicine che quasi appunto vi soffocano da quanto sono inquietanti e vere. È un libro che io veramente consiglio a tutti, perché nonostante sia un libro molto inquietante, è un libro che cerca anche però di svegliarci, di farci capire che la situazione è grave, che dovremmo fare qualcosa per riuscire a riprenderci il nostro pianeta. È un libro veramente splendido, io lo consiglio vivamente. La trama l'avevo già menzionata più volte, però appunto siamo in questo periodo distopico, siamo ad Helsinki, in cui praticamente sono state erette queste mura e la gente si rifugia su Cielo, una piattaforma virtuale in cui la gente si sente finalmente tranquilla e a proprio agio. Chi però non può accedere a Cielo si ritrova praticamente in un ambiente completamente deturpato, i mari sono super inquinati e non più agibili, non esiste più la carne, è sparita dalla circolazione, gli animali sono spariti dalla circolazione, adesso si mangia la farina di grilli, le persone sono in uno stato pazzesco di apatia, sono chiuse in casa, non vogliono uscire, c'è tutto questo grigiore costante che può rimandare molto a quello che potrebbe succedere in un futuro prossimo, e il nostro protagonista sta cercando di fare delle ricerche per capire come mai c'è questa apatia generale, come potrebbe risvegliare un po' la popolazione. C'è molto di più, io ho raccontato veramente appena appena la punta dell'iceberg, però è un libro che veramente merita tanto, leggetelo. Andiamo avanti con un altro elemento che io mal sopporto, ne ho quasi una fobia, devo essere sincera, sono le zanzare. Le zanzare, che ce ne sono sempre troppe, continuo a reputare veramente inutili, però vabbè, ce le dobbiamo tenere, c'è poco da fare. E per questo elemento ho messo uno o più personaggi di un libro davvero fastidiosi. E qui non ho potuto non citare due personaggi che io effettivamente ho trovato insopportabili, che proprio non ce n'è stato, proprio non sono riuscita ad apprezzarli. So che tanta gente ama questo libro e quindi si sentirà veramente ferito nel momento in cui lo menzionerò, però non ho potuto, proprio non ce l'ho fatta. Io proprio magari in futuro rileggerò questo libro e li amerò, ma al momento no. Sto parlando di Catherine ed Heathcliff di Cime Tempestose. Due personaggi che io veramente ho mal sopportato dall'inizio alla fine. Non ce l'ho fatta, proprio non li ho salvati per nessuna motivazione. Sono decisamente loro. Io non lo so, proprio, per carità, tanto di cappello a Emily Bronte, che è riuscita a creare due personaggi così fastidiosi. Però davvero il fastidio che ho provato durante tutta la lettura è stato un qualcosa di inconcepibile. Peccato, mi dispiace, è un libro comunque che ha un suo valore, me ne rendo conto, ma questi due protagonisti proprio veramente li avrei defenestrati. Continuiamo con un altro elemento che io detesto dell'estate, ovvero il sudore. Aggiungerei il sudore a stare fermi, ma comunque il sudore, che schifo, che fastidio. E per questo elemento ho inserito un libro con uno o più personaggi viscidi e disgustosi. Anche qui io ve ne menziono due. Il primo è sicuramente Humbert di Lolita, il protagonista, l'io narrante di questa storia, che è un uomo ultra quarantenne che si innamora di Lolita, una ragazza che all'inizio della storia ha 14 anni o 12, 12 o 14 anni, adesso non mi ricordo neanche più, e che è praticamente una bambina, no? Lui è innamorato perso, si dice innamorato, il viscidume puro, non c'è altro modo per descrivere Humbert. Per carità, è un'opera importante che appunto ti lascia quel disagio, ma è un disagio voluto. Cioè, io penso che Nabokov abbia voluto appunto provare a ricreare quella che è la mente deviata, in questo caso, di un uomo affetto da pedofilia, o comunque che ha questa parafilia molto particolare, molto
pericolosa e vedere questi suoi ragionamenti, questo modo di pensare, questo suo sentirsi legittimato mi ha dato veramente un senso di disgusto terrificante. Io veramente un personaggio meglio fatto credo di non averlo mai letto. Il libro di per sé resta comunque un libro noioso, cioè io veramente ho fatto un po' di fatica a finirlo, però mi è piaciuta molto la caratterizzazione, la psicologia del personaggio, che invece è molto curata e appunto è riuscito a lasciarmi questo senso di disagio, di disgusto, di proprio di viscidume, appunto. Un altro personaggio che mi ha dato questo senso, questo proprio disgusto puro, oltre che viscidume, è stato è il personaggio, lo scrittore. Cioè io qua direttamente ci metto uno scrittore con i suoi personaggi, ovviamente, però è Charles Bukowski. Io Bukowski non riesco proprio ad apprezzarlo, lo trovo veramente volgare, troppo volgare. Ci sta che possa usare un linguaggio magari un po' più colorito, ma nel modo in cui lo fa lui a me francamente non dice niente. Non so come mai sia così apprezzato, non so se sono semplicemente alcune sue frasi ad effetto che hanno fatto innamorare generazioni e generazioni di lettori, ma io non ce n'è, i suoi scritti mi mettono disagio e disgusto addosso. E la cosa mi dispiace perché probabilmente è una mia limitazione, ma a me Bukowski proprio dà la nausea e quando leggo i suoi libri ho proprio la nausea e quindi mi dispiace. Continuiamo, un'altra cosa che io detesto dell'estate è la spossatezza, che aggiungerei nel mio caso particolare anche la pressione bassa, perché in estate ovviamente pressione bassa, woohoo! Non è vita, cioè io davvero non abolirei l'estate anche solo per questo motivo qua. E per questo elemento ho messo un libro che hai fatto fatica a concludere. Il libro che ho concluso, che ho fatto veramente, ma veramente fatica a concludere, è stato Delitto e Castigo di Dostoevskij. È un libro interessante. Devo dire che non l'ho apprezzato così tanto, cioè ho apprezzato molto di più Le notti bianche piuttosto che questo. Ha il suo perché, ma non sono riuscita ad apprezzarlo come tante persone invece lo apprezzano, e questo mi è dispiaciuto veramente tantissimo. Cioè io sento di avere una mancanza gigantesca con la letteratura russa, cioè sento che mi manca uno strumento per apprezzare la letteratura russa, perché non è il primo autore russo che leggo, non è il primo autore russo che non apprezzo. Ho fatto la stessa cosa con Tolstoi e stessa cosa Anna Karenina, non mi è piaciuto, quindi ho proprio un problema con i russi. E la cosa mi dispiace un sacco. Questo libro in particolare però veramente ho fatto una fatica terrificante a finirlo, perché non lo so, ci sono proprio divagazioni, ci sono elementi, cioè mi sono persa più e più volte nella storia, ho perso più e più volte il filo, più e più volte mi sono smarrita cercando di dire ma aspetta, ma di chi si stava parlando qua, non si stava parlando di quell'altra persona, aspetta, ma questo com'è, chi è lui? Tante persone hanno più nomi, più accezioni dei loro nomi, è caos puro per me. Caos puro, faccio veramente fatica, e quindi questo veramente è un libro che ho patito. Meno male che l'ho ascoltato, perché ho veramente fatto una fatica inimmaginabile. L'ultimo punto che trovo insopportabile è ovviamente l'insonnia. Non so se vi è mai capitato in estate, quando ci sono quelle notti torride che fa talmente caldo che non riesci neanche a prendere sonno perché sei troppo occupato a soffrire. E la definizione che ho dato è stato un libro che ti ha tenuto sveglio la notte. Allora, qui ne menziono due sempre, per due motivi diversi. Il primo che vi menziono è Amico mio di Gianmarco Perale. Questo è stato un libro che mi ha tenuto sveglia la notte perché volevo finirlo. Non ce n'era, non riuscivo a staccarmi dalle pagine, ed erano pagine talmente snelle, fatte solo ed esclusivamente di dialoghi, che non volevo metterlo giù, mi sembrava brutto metterlo giù, potevo finirlo in quell'arco di tempo. E quindi mi sono data l'intera notte per leggerlo. L'ho finito tipo intorno alle 2 del mattino, e però è stata veramente una soddisfazione immensa. Questo libro è un libro splendido che io consiglio vivamente, che merita tantissimo. È il secondo romanzo dell'autore, mi pare non fosse d'esordio, ma io sono già pronta a leggere altro di suo, perché con questo mi ha veramente folgorata. L'altro libro invece che mi ha tenuto a sveglia la notte, questo invece per i suoi contenuti, per il modo, per le riflessioni che ti porta a fare, per tutto insomma, è ovviamente 1984 di George Orwell, che menziono praticamente sempre perché è un libro tosto.
È un libro molto attuale, è un libro che ti fa riflettere tanto, soprattutto in questo periodo storico in cui politicamente avete visto qual è la situazione, che non è una situazione proprio rosea. Questo ti fa capire l'importanza di pensare con la propria testa, di agire, di non farsi abbindolare dalla società, di non accontentarsi di cose già pronte, di verità già fatte, già pronte. È veramente un libro che ti strazia l'anima, ti mette proprio il terrore addosso, ma ti sveglia anche, ti fa capire veramente quanto sia importante avere uno spirito critico, sviluppare uno spirito critico e quindi pensare poi con la propria testa. Io veramente è un libro che secondo me va letto almeno una volta nella vita. Ci ho fatto anche un video in cui parlavo bene nel dettaglio di cosa, dell'importanza di questo libro, del motivo per cui io vi consiglio di leggerlo. Vi lascio su nelle schede il video. Veramente un libro che se non l'aveste letto dovete assolutamente leggere. È un libro profetico, merita tantissimo. Bene, qui finisce il tag. Io poi nell'info box metterò tutte le persone che ho taggato, eccetera eccetera. Mi raccomando, riproponetelo. Secondo me è un tag carino, veloce, fresco, e poi è divertente vedere un po' quante persone amano l'estate, quante la odiano in base a quante persone rispondono a questo tag. Quindi rispondete in tanti, mi raccomando. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale e ai social. Inoltre vi ricordo che tutti i libri che avete visto qui li trovate linkati giù in info box, quindi se avete intenzione di acquistarli, per piacere, fatelo attraverso i miei link. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi ringrazio ancora per l'attenzione, buone letture, buon inizio estate e alla prossima. Ciao!